la paura, dell'incertezza, della chiusura. Donaci di presentarci a te così come siamo, per lasciarci amare da te che non sei venuto a giudicare, a condannare, ma a volerci bene. Per Cristo nostro Signore. Ecco, dunque, adesso un po' scherzando, ma io ho chiesto a Marco, ma io perché, quando l'altro giorno, la settimana scorsa, Don Fabio ha detto, poi la settimana prossima verrà il Vescovo, io pensavo che scherzasse, giuro, però dopodiché è vero, abbiamo confermato con Don Marco che in maniera improvvida dissi sì, ma no, ma casomai vengo, mi fa piacere, cosa che ribadisco ovviamente mi fa molto piacere all'inizio di questo anno confrontarci assieme con la parola di Dio, con quella domanda che Don Fabio ha posto la volta scorsa, che cosa significa, come si tocca il mantello, il lembo del mantello, no? Siamo diversi con Fabio, ci vogliamo bene, effettivamente ci conosciamo da diversi anni, ho sempre trovato la sua passione, la sua intelligenza, il suo dono, il suo carisma, una grande ricchezza per tutta quanta la Chiesa, la sua intuizione di questo cammino dei 10 comandamenti. L'ho sempre trovata un itinerario così diretto, così chiaro, senza sconti, senza aggiustamenti, senza ipocrisie, senza moralismi, cose che non sono soltanto appannaggio dei preti, dobbiamo dire che noi ci siamo applicati parecchio, ma ci sono certi altri moralismi, mamma mia, mica il moralismo, mica il moralista, anzi, ho l'impressione che la Chiesa abbia così si sia disarmata, cioè lasci fare alla fin fine, no? Ci sono certi moralismi finti, per esempio. A me quello che colpisce di più di tutti è il falso rispetto. Quello che mi colpisce più di tutti, perché poi in fondo con l'idea che tu devi fare quello che vuoi, che ti senti, diventiamo paralleli. Non ci sappiamo più aiutare, alla fin fine arriviamo sempre a un certo punto, poi dice, ma però l'ha voluto lui, però è stato lui. E il falso rispetto è veramente ipocrita, è veramente un moralismo che, come moralismo, poi alla fine serve soltanto per farci sentire a posto, per crederci a posto, e quando non lo siamo. I moralismi poi o fanno sentire a posto oppure fanno sentire condannati, no? Dall'altra parte, perché ovviamente non. Chi poi si giudica con moralismo difficilmente trova una via di uscita, per cui o si sente a posto o è chiuso o è condannato. Ma insomma, ci sono tanti moralismi, quello del falso rispetto, per cui ognuno è lasciato poi alla fin fine solo con se stesso, è un altro moralismo, no? Mi sembra l'itinerario che alcuni di voi già lo hanno iniziato, qualcuno lo inizia in queste due settimane, è senza moralismo, nel senso è vero, è diretto, direi senza diaframma, senza maschere da una parte e dall'altra, cioè non c'è né chi ti attacca né ti devi difendere, non c'è nessuno che ti interroga per capire, per costringerti a fare qualche cosa, c'è un incontro nel quale tutti noi, tutti, ci presentiamo come siamo. La prospettiva che dava Fabio la volta giovedì scorso, perché qui con queste feste è una confusione, perché poi poi è domenica. Il primo ho detto, buona domenica a tutti, fa un po' di confusione, succede anche, ecco. Mi sembrava la prospettiva che ci dava Fabio, mi sembrava davvero quasi capovolgere, no? Cioè partire proprio da quello che noi nascondiamo,
partire proprio da quelle ferite che tante volte ci portiamo dentro, che sono anche le nostre debolezze, che sono quella parte di noi che tante volte nascondiamo, a noi stessi anche, che poi qualche volta diventa oggetto di studio, per cui stiamo sempre a girarci intorno, siamo sempre a vedere, a smontare, a ricostruire, a rianalizzare l'analisi, insomma sempre a girare intorno a noi. E mi sembrava la prospettiva di dire parto proprio da quello, no? La donna che aveva le perdite di sangue e che Gesù cerca, no? Allora la domanda di Fabio finale era che cerca nella confusione della folla. Lei stessa aveva paura, come qualche volta anche noi abbiamo paura di un incontro vero, o addirittura ci sembra impossibile, ci sembra ma come mi giudicherà, come mi guarderà, perché in fondo tira fuori quella parte brutta, quella parte nascosta di sé, quella parte che vogliamo tenerci dentro, che ci sembra, da cui ci sembra impossibile partire, che invece è proprio l'inizio dell'incontro di quella donna con Gesù. E queste sono, direi che sono le regole del gioco qui, questo itinerario, di cui sento anche personalmente la gioia, cioè io penso che è un cammino che cominciamo, che ci aiuterà ad incontrare un Signore non lontano, che parla in maniera diversa. Il Vangelo dice, ma io non ho mai sentito un uomo parlare così, con un'autorità. La gente capiva l'autorità di Gesù, così diversa da quella degli uomini, cioè così diversa dall'autorità di chi ti spiega tutto ma ti lascia solo, dell'autorità di chi ti dà dei giudizi, che ti prendi, che ti applichi, che devi sentire su di te, ma che però la vita resta sempre da un'altra parte, oppure di chi appunto ti dà tutte le istruzioni dell'uso, come i tantissimi consigli, così buoni consigli sulla vita, per cui devi fare questo, sì, ma nell'occasione di fare questo ci sta una, come dire, una sapienza comune un po' banale, no? Che erano i consigli della nonna, noi ci abbiamo avuto l'aggiornamento di certe risposte, non so, una che poi di cui volevo parlare dopo è sii te stesso, ti pare facile? E quando non lo so, quando faccio fatica ad essere me stesso, quando non so bene chi sono, quando devo essere, succede moltissimo, è una delle banalità per esempio che molte volte i genitori dicono purtroppo ai bambini, e che invece i bambini vogliono proprio dire papà spiegami che cosa devo fare, oppure cercano disperatamente di copiare un papà che molte volte si sottrae a questo, perché lo rimanda, perché non vuole avere responsabilità, perché non vuole essere paterno, no? E per cui dice no ma tu devi fare come vuoi, è un bambino che è contento di fare quello che vuoi tu, per esempio, no? È contento di fare perché così è contento che papà gli vuole bene, che fa come papà vuole, no? Ma questo è infrangere la regola per cui tu devi fare quello che vuoi tu. Certo, nessuno ti impone, figuriamoci, ma se uno ha un bambino, se tu gli dici devi fare quello che vuoi tu, quello fa un sacco di errori, sbaglia. Poi certo che arriva il momento in cui tu devi fare quello che vuoi, non c'è dubbio, ma c'è anche un grande aiuto per capire quello che uno vuole. Potremmo dire per essere se stessi, per essere se stessi. Non impariamo a essere noi stessi senza l'incontro con un altro. E questo mi sembrava poi la grande intuizione del discorso di giovedì scorso, no? Quella donna trova se stessa toccando il mantello di Gesù, non scappando più, non rassegnandosi, potrebbe essere un'altra soluzione, dice, io ormai dopo tanti anni di sofferenza non ci provo nemmeno più,
mi sembra impossibile, e qualche volta succede anche a noi, che ci sono delle speranze della nostra vita, dei sogni della nostra vita, che viviamo con rassegnazione o addirittura che ci sembrano impossibili, no? Io spero, credo, vorrei che questo itinerario sia, al contrario, riaccendere la speranza. Perché? Perché incontro Gesù, perché Lui mi fa sentire che è possibile, perché credo che se tocco il lembo del mantello cambia qualche cosa nella mia vita, non la perdo più, non la sciupo più. Ecco, anche noi, insomma, come quella donna, siamo noi stessi quando incontriamo l'altro, e questo primo grande altro che è il Signore, che è la sua presenza, che è la sua parola. E allora effettivamente forse la prima risposta alla domanda di Fabio, che cosa significa toccare il mantello, e anzitutto è toccare la sua parola, e prendere la sua parola, e riprenderla in mano, provare a farne una compagnia, provare a leggerla. Con fatica, il vantaggio mi sembra dell'itinerario che cominciamo è quella di camminare insieme con la parola, con quello che il Signore oggi vuole dire alla nostra vita, appunto per essere noi stessi, che ci aiuta senza sconti. La parola non ci giudica, ma ci aiuta a capire chi siamo. Si rivolge a quella parte nascosta, come per quella donna, e ci cerca, e finalmente ci possiamo presentare come quella donna senza imbrogli, senza rimandi, senza paure anche. E molte volte, quanto spesso eludiamo un incontro vero, diretto, personale, con la parola, con la mia vita, con il mio cuore, con i miei sentimenti, con le mie contraddizioni, no? Allora, il primo modo per toccare il lembo, come diceva Fabio giovedì scorso, è quello di ascoltare la sua parola e di camminare con essa. Per essere appunto noi stessi, cominciare anche a capire in maniera diversa quello che siamo, ognuno di noi, quello che è la nostra vita. E io vorrei leggere con voi l'inizio proprio del cammino dei discepoli dal Vangelo di Giovanni. Ed è nel capitolo primo di Giovanni, i versetti 35 fino alla fine del capitolo 51. Leggo. Il giorno dopo, Giovanni stava ancora là con due dei suoi discepoli e, fissando lo sguardo su Gesù che passava, disse: ecco l'agnello di Dio. I suoi discepoli, sentendolo parlare così, seguirono Gesù. Gesù allora si voltò e, osservando che essi lo seguivano, disse loro: che cosa cercate? Gli risposero: Rabbì, che tradotto significa maestro, dove dimori? Dove abiti? Disse loro: venite e vedrete. Andarono dunque e videro dove egli dimorava, e quel giorno rimasero con lui. Erano circa le 4 del pomeriggio. Uno dei due che avevano udito le parole di Giovanni, lo avevano seguito, era Andrea, fratello di Simon Pietro. Egli incontrò per primo suo fratello Simone e gli disse: abbiamo trovato il Messia, che si traduce Cristo, e lo condusse da Gesù. Fissando lo sguardo su di lui, Gesù disse: tu sei Simone, il figlio di Giovanni, sarai chiamato Cefa, che significa Pietro.
Il giorno dopo Gesù volle partire per la Galilea. Trovò Filippo e gli disse: seguimi. Filippo era di Bezzaida, la città di Andrea e di Pietro. Filippo trovò Natanaele e gli disse: abbiamo trovato colui del quale hanno scritto Mosè nella legge e i profeti, Gesù, il figlio di Giuseppe di Nazareth. Natanaele gli disse: da Nazareth può venire qualcosa di buono? Filippo gli rispose: vieni e vedi. Gesù intanto, visto Natanaele che gli veniva incontro, disse di lui: ecco davvero un israelita in cui non c'è falsità. Natanaele gli domandò: come mi conosci? Gli rispose Gesù: prima che Filippo ti chiamasse, io ti ho visto quando eri sotto l'albero di fichi. Gli replicò Natanaele: Rabbì, tu sei figlio di Dio, tu sei re di Israele. Rispose Gesù: perché ti ho detto che ti avevo visto sotto l'albero di fichi, tu credi? Vedrai cose più grandi di queste. Poi gli disse: in verità io vi dico, vedrete il cielo aperto e gli angeli di Dio salire e scendere sopra il figlio dell'uomo. Ecco, questo potremmo dire l'inizio del cammino. E lo è anche proprio fisicamente, perché, come abbiamo ascoltato, Gesù invita a seguirlo. Io vorrei che questo itinerario sia appunto proprio conoscere Gesù, imparare a capirlo. Qualche volta dobbiamo smantellare certe idee che ci abbiamo in testa, perché qualche volta siamo rimasti alle immagini del catechismo, di quando eravamo ragazzini, e qualche volta abbiamo un'idea di Gesù che si è depositata in noi, che ci condiziona. Io credo che questo cammino che cominciamo ci aiuta a trovare e a ritrovare il Signore, e non si conosce come appunto un libro, non si conosce come una lezione. E Gesù non è venuto a fare lezioni, e Gesù è un cammino, lo conosciamo, lo impariamo a conoscerlo soltanto seguendolo, camminando con lui. Credo che questo itinerario è appunto proprio come un cammino. Si arriva subito? No. E qualche volta la tentazione, che è sempre anche di ognuno di noi, è pensare: io l'ho capito, tanto qual è, insomma, la regola. Ma Gesù non è una regola. E quando abbiamo ridotto Gesù a una regola, lo abbiamo proprio distrutto. Lui che è venuto a volerci bene, lo riduciamo a una regola. È come se l'amore fosse una regola. È come se uno dice: io ti voglio bene, e tu dimmi, vabbè, dimmi che devo fare. Io ti voglio bene, la prima cosa è: ci sono contento, oppure sei sicuro, io sono fatto così, oppure cominciamo a vedere se è proprio vero che mi vuole bene, vogliamo capire se mi prende in giro, oppure cominciamo a dirci: beh, questo vuole bene a me, ha capito finalmente che sono un pezzo grosso, che sono importante, mi ha riconosciuto come per quello che sono. Insomma, se noi gli diciamo: dimmi quello che devo fare, lo distruggi a uno che ti vuole bene, lo limiti, perché l'amore non è una lezione, l'incontro non è una lezione, non è una dimostrazione. Adesso ti dimostro. E tanto appunto che questi primi incontri di cui abbiamo ascoltato nel Vangelo sono tutti: seguimi, vieni dietro. E in fondo la donna che voleva toccare il mantello era lei che da sola andava dietro nella speranza di. E qui è Gesù che ci chiede: vieni,
non restare quello che sei. Vieni come sei. La bellezza di questo Vangelo è tu così come sei, vieni. Uno avrebbe detto prima vatti a sistemare, prima vatti a fare tutti gli esami di coscienza, oppure prima mettiti a posto che c'hai dentro di te una situazione che non mi piace e via dicendo. Vieni e seguimi, come sei. Toccare il lembo del mantello, cioè toccare la sua parola e dire vieni e ascoltare, vieni e seguimi. E questo invito che il Signore rivolge alla nostra vita non perché non ci conosce, non perché fa finta, ma anzi proprio perché è parte della nostra umanità così com'è. Anche quelle parti, come diceva Fabio giovedì scorso, che noi mettiamo via, che noi non, da cui noi rifugiamo. Vieni e seguimi, devi camminare. Credo che appunto è anche un po' l'itinerario. Qualche volta nel camminare possiamo credere di aver già capito tutto, qualche volta possiamo stancarci, qualche volta ci può sembrare che sia ripetitivo. E come no? Qualche volta vorremmo che buttare giù il Vangelo come fosse una pillola, boom, così si illumina tutto quanto. E invece è questo cammino che comincia, questo itinerario che inizia, no? E sono persone diverse. E i primi due seguono, ma come hanno timore, sentendolo parlare, seguirono Gesù. E per certi versi è la tentazione che è un po' da internet, a mio parere, cioè vedere però senza compromettersi, vedere però restando anche un po' lontano, vedere però inventandosi dei nomi finti, vedere come spiare qualcuno però senza avere la gioia o l'incontro diretto. Un po' da spettatori sostanzialmente. E quanto è vero che tutti quanti noi ci stiamo abituando tanto a vedere sempre da spettatori, qualche volta appunto a seguire anche altri, ma sempre anche un po' da spettatori, cioè sempre anche un po' distanti, cioè senza legarsi a qualcuno, senza un incontro diretto, senza un incontro vero. Forse avevano timore, forse volevano soltanto studiarlo un po'. Io credo che se noi cominciamo questo nostro itinerario per studiare soltanto un po', e attenzione, che cos'è che succede? Che Gesù si volta, che Gesù ci guarda negli occhi. Quelli lo seguivano e lo guardavano di spalle, e avevano come paura di guardare negli occhi. E invece Gesù ci guarda negli occhi. Lo farà anche con Natanaele e lo fa anche con Pietro, no? Dopo abbiamo ascoltato nel secondo incontro Gesù fissando lo sguardo su di lui, cioè guardando negli occhi. E poi visto Natanaele che veniva incontro, disse a lui, cioè non si guarda Gesù di spalle, non si segue di spalle. E non lo possiamo seguire appunto da spettatori. Però guardate che Gesù, e quante volte anche tutti quanti gli altri, li guardiamo sempre anche un po' di spalle. Cioè li guardiamo senza, abbiamo come paura di guardare negli occhi. Cioè di incontrare la vita così com'è. Di incrociare gli occhi veri. C'è Papa Francesco che quando, non so se vi ricordate, disse, quando lui confessava, dice: ma tu hai dato l'elemosina, che già di per sé dire che darla o non darla è un peccato, è molto discutibile. Penso che uno penserebbe: no, che c'entra, io faccio quello che voglio, non lo... invece no, l'hai data o non l'hai data? E poi chiedeva ai penitenti: ma quando l'hai data, hai guardato negli occhi quello a cui la davi? Come a dire,
l'ha incontrato per davvero, oppure come tante immagini che alla fine non guardiamo con gli occhi, negli occhi. Insisto, come tante immagini che in fondo si sovrappongono, che, per cui guardiamo tutto e non guardiamo nessuno, cioè in cui non le fissiamo dentro di noi e non ci facciamo guardare. Ecco, io credo che l'incontro col Signore è un incontro vero, in cui invece Lui si volta e ci guarda negli occhi. E questo qualche volta mette paura, perché guardare negli occhi vuol dire guardare anche quello che noi siamo nel profondo. Quanto è vero quello che dice Gesù, che l'occhio indica quello che noi siamo, molto più di quello che ci sembra. E Gesù appunto si ferma, si volta e, osservando che lo seguivano, dice: che cosa cercate? Li guarda e poi gli pone questa domanda: che cosa cercate? La risposta di due discepoli, Andrea e l'altro discepolo, è una risposta vaghissima. In fondo non sanno bene nemmeno che cos'è che cercavano. E guardate, questo potrebbe sembrare anche a tutti quanti noi, come dire, mi ha scoperto, mi mette in difficoltà. Qualche volta noi penseremmo: ma io devo rispondere su tutto, devo già aver capito tutto. No, tutt'altro. E seguiamo così come siamo, anche con tanti dubbi, con tante incertezze, con tante contraddizioni, con tante confusioni. Tanto che la risposta di Andrea è: dove abiti? Ed è una domanda: che cosa cercate? Che ci aiuta a capire, a guardarci dentro. Ma ce la fa lui, ce la fa un altro. Ed è un altro che ci aiuta a capire che cosa cerchiamo. Ed è lui che ci aiuta a guardarci dentro. Che si pone lui come dire, il primo interlocutore. Io credo che in questo itinerario ascolteremo anche delle domande che il Signore fa alla nostra vita. E, cioè, lasciamoci interrogare anche un po' da lui. E sono domande dirette, personali, ad ognuno. Quando molte volte, al contrario, pensiamo che in fondo il Signore parla per tutti, io credo che il grande vantaggio di questo cammino che cominciate è che uno lo sente per sé, e che non è che dice: no, parliamo di altri, facciamo un po' i vaghi, cui forse ce l'ha con lui, come un complesso un po' scolastico che qualche volta ci portiamo sempre appresso, per cui poi in fondo, ma forse no, meglio di no, ma meglio che parla lui, perché io non lo so tanto, di dirottare come se... Ma Gesù guarda negli occhi te, si volta e guarda te, perché non si può stare dietro a uno che ti vuol bene guardandolo sempre di spalle, senza incrociarsi gli occhi, senza guardarsi nel profondo. E poi appunto è Gesù che ci fa la domanda, che dire: ma perché non si può seguire il Signore in maniera impersonale? Dobbiamo dire che molte volte la Chiesa si è accontentata molte volte di dire: l'importante è che ci sei, no? E quante volte uno, per esempio, si è abituato a essere effettivamente spettatore. Nella Chiesa molte volte è così, poi ci sta quello che parla, poi dopo è per tutti. Il Vangelo è per me, il Vangelo è un incontro personale. E a me sembra, io non ho mai fatto i 10 comandamenti, non ho mai fatto tutto. Due volte sono andato a sentirli apposta, perché per
volentieri, chiesa, sta vicino al Pantheon. Qualcuno di voi c'è mai stato a Roma, dove Fabio fa l'incontro, no? Alla chiesa degli Stimmate, no? Però mi sembra che il vantaggio, direi, anche di farlo in maniera personale e allo stesso tempo di farlo insieme, in cui non ci nascondiamo nella folla, non ci nascondiamo, dice, da dietro, cercando un po' di, sperando che non mi interroghi, metti che, ma si è voltato, ma guardato, come se uno pensa, beh, ma io tanto vedo un po', appunto, facendo un po' il vago, capito? Facendo un po', come dire, impersonale. Quel retaggio scolastico che dicevo prima, per cui è un incontro con te, come sei, con quello che sei, con la tua vita, con le tue contraddizioni, con quella parte che nascondi, eccetera, eccetera. Però a me sembra che è anche un po' un incontro che facciamo anche insieme. Cioè, credo che per alcuni, già in passato, l'essere qui è anche un po', e anche nei vari momenti che. E dove voi vi troverete in questo cammino? Beh, c'è anche tanta amicizia, cioè vi aiuterete, già c'è, io penso in molti di voi c'è anche in questi mesi, per alcuni anche in questi anni, c'è stata anche un'amicizia che è nata, che vi ha aiutato, no? Però appunto, l'incontro personale e l'amicizia tra di noi, come per questi primi due, di cui abbiamo ascoltato proprio nel primo capitolo di Giovanni, no? Allora la domanda, dove abiti? Scusate, la domanda è che cosa cercate? Che è una risposta. È una risposta curiosa, perché è una risposta molto generica, come a dire. Non so, spiegami questo, oppure al contrario, aiutami, guarda, c'ho questo problema qui, vengo dietro a te perché mi devi aiutare in questo. Per certi versi la donna che aveva le perdite di sangue era evidente, no? Che aveva un problema che segnava tutta la sua vita, che la condizionava. Questi due la prendono molto da lontana, ecco, diciamo così. La prendono molto così in maniera generica. Dove abiti? Come dire, insomma, dici un po', ma ecco. Però è anche una domanda, forse anche perché qualche volta non lo sappiamo nemmeno bene noi che cosa cerchiamo. Dall'altra parte è sapere, ma dove possiamo trovare qualcosa che risponde alle mie domande. Allora, il Signore non ci dice, non ci spiega tutto, e noi non è un incontro che. Venite, vedete. Io credo che questo itinerario è un po' venire, andare e vedere, non si capisce da lontano. E non si può capire il Signore stando fermi. Non si capisce il Signore senza mettersi in gioco, senza mettersi in movimento, senza andare dietro, no? E quindi la risposta alla domanda, la risposta di Gesù, dove abiti, cosa cercate, dove abiti? Vieni, vedi. Non si vede prima. E poi forse ci andiamo. Non abbiamo chiaro tutto. E poi allora forse ci mettiamo in cammino, come se fosse una dimostrazione. Quando anche sempre noi abbiamo voluto di convincere e dimostrare, in realtà non abbiamo più comunicato niente. Ricordate, Papa Francesco, per esempio, molte volte dice la Chiesa non si comunica per proselitismo, come a dire, non fa arruolamento. Penso che tutti quanti voi siete qui, perché in maniera appunto, un po' vaga come qualche volta stando un po' lontano, sperando che non si volti, sperando che come appunto a scuola quando il professore dice, mannaggia, mi interroga a me.
E invece appunto la domanda per fortuna è proprio per te, ed è il motivo per cui stiamo qui e non abbiamo paura di farci guardare negli occhi e di poter rispondere a quella domanda. E poi dove abiti? E non è appunto una dimostrazione, ma dobbiamo per vedere, andare. Ed è un po' questo cammino. E chi non spiega tutto all'inizio, allora dice dopo forse lo faccio, ma che come nell'amore uno comincia, come in un incontro di amore uno comincia per poterlo capire, per poterlo vivere, no? E quindi dove abita? Ma io penso che tutti i nostri incontri sono e saranno un po' come quel pomeriggio. Videro dove egli dimorava, dove egli abitava, e rimasero con lui. E poi, come sapete, l'Evangelista erano le 4 del pomeriggio. Quante volte ci sono degli incontri, dei momenti in cui ci ricordiamo tutto. Perché? Perché finalmente ho trovato qualcosa, qualcuno che mi ha accolto, che è rimasto con me. Il Vangelo dice, rimasero con lui. Io credo che questi incontri sono un po' rimanere con lui. E credo che, penso che come è stato anche già per molti di voi, ma è sempre quando c'è un incontro che tocca il cuore, e uno si ricorda allora. Ci sta una persona che è un'anziana, che mi vuole bene, e che mi si ricorda tutte le volte che ci siamo incontrati. Una persona anziana molto sensibile. E si ricorda tutto, si ricorda l'ora, dove, come ero vestito, quello che gli ho detto. Io, non perché non gli voglio bene, ma perché sono rimbambito, non mi ricordo quasi nulla di quello che, dove, eccetera, faccio una confusione. A volte gli dico, ah sì, quella volta che ci siamo visti, non so, quando stavo a Roma, a Ponte Sisso. No, era quell'altra volta quando ci siamo visti, ecco, tutto così. Perché? Perché se lo ricorda. Perché? Perché quell'incontro l'ha cambiato. E perché quando qualcuno ti guarda negli occhi e quando qualcuno ti fa stare a casa sua, e prendete anche un po' questi incontri un pochino come stare a casa sua e starci insieme, come appunto per questi primi due discepoli che rimasero con lui. E dice poi che cosa si sono detti? E qui adesso non voglio fare come Fabio, questo dovete, facciamo come Fabio, la prossima puntata. Però un po', siccome appunto è curioso, ma non è una lezione, e dici vabbè, ma Dio, dimmi subito come va a finire, no? È come quelli che si leggono il libro guardando la fine, che poi si tolgono tutto il gusto, no? In realtà c'è sempre quell'imprevedibilità dell'incontro. Io penso che qualcuno, se ho capito bene anche prima, non è il primo, e credo che qualcuno è già il secondo, il terzo anno che fa questo itinerario. E perché non si stanca? E perché in realtà, dice, quelli sono come fuori corso, io mi auguro che qua non ci siano fuori corso, che siano tutti quanti in corso, dice, quello lo fa perché è costretto. Dice, no, ma perché voglio capire, perché mi ha fatto bene, perché sono stato contento, perché voglio capire meglio, perché sto bene, perché trovo uno che mi fa stare, che mi apre, che mi dice dove abita, che se io sono vago lui non è vago, è perché se io sono vago e gioco sempre, evito di farmi incastrare, guardo, sto sempre un po' a distanza perché poi non so mai come va a finire, lui non è vago, mi fa andare da lui. Si fa trovare, rimane. Cioè, per certi versi anche Gesù che dice vieni e vedi, cioè vuol dire che apre lui
la sua casa. Io credo che questo incontro per noi è un pochino trovare la sua casa, perché troviamo lui e troviamo la sua parola, troviamo quello che vuole da me, troviamo quello che pensa, troviamo i suoi sentimenti, no? Io non so voi, ma se qualcuno che uno legge mi fa, ma vieni da me, beh, è una cosa bellissima, vuol dire che è contento di farsi conoscere, che non ti dice, beh, questo è l'indirizzo, scrivimi quando vuoi, oppure, e non fa nemmeno come qualche, senti, passa quando vuoi, e se mi trovi bene, che qualche volta anche noi facciamo così, cioè restando appunto, facendo i vaghi coi vaghi. Vieni, vedi, non sciupa l'incontro, non butta via l'incontro, Gesù. E c'è questo farci entrare a casa sua, c'è anche tutta l'accoglienza, direi, e anche un po' il tempo che io non so voi, io quando andai queste due volte negli incontri di Fabio, penso, non so quanto è durato, anche l'altra volta quanto sarà durato, un'oretta, un'oretta e mezzo, no? Beh, io non ho visto nessuno che dice, c'è raglia, è ora, che guardava l'orologio, come tragicamente in certi, in alcune cose di cui poi sentiamo la fatica, oppure, vabbè, dice adesso basta, oppure certe prediche, devo dire, in cui noi non ci diamo da fare, proprio per far guardare l'orologio, dice, mazza quanto parla questo, ancora non ha finito, no? Io non so quanto avrà parlato il giovedì scorso, un'oretta e mezzo penso, no? Cioè, Fabio è credibile nel senso che appunto nonostante che credo fosse veramente stanco il giovedì scorso, c'erano gli occhi un po' russati, no? Però appunto c'è una passione per cui coinvolge, eccetera. Perché? Perché io spero che questo incontro. E ci stiamo bene, non so come dire, ma perché ci stiamo bene? È perché un cuore che si apre un altro cuore, perché trovo una casa, perché trovo uno che non si difende e nemmeno dice fa come vuoi appunto, vieni quando vuoi, se ci sono bene, se non ci sono, no, no, vuole proprio te e si apre e non ti lascia appunto nel vago. Credo che questi incontri, questo itinerario sarà così. Per questo erano le 4 del pomeriggio. È un incontro che, come gli incontri veri, che lasciano un'impronta, che lasciano un'ora, non è in un tempo sempre indeterminato, no? In cui tutto alla fine diventa un po' uguale, in cui non c'è un'ora. Vabbè, facciamo così. Vieni quando vuoi. Erano le 4 e quell'ora lì. E quell'incontro lì, perché? Perché è un incontro vero, perché il tempo, quando non c'è amore, è sempre indeterminato, è un po' tutto uguale, quando c'è l'amore è quel momento lì, è quell'ora lì, è molto che cambia, uno lo trova il tempo, no? Cioè lo capisce il tempo, quando uno è voluto bene, quando uno vuole bene. Il tempo si accende, altrimenti tutto corre e alla fine tutto anche un po' uguale. Finisco rapidamente. Gli altri due, che cosa succede? Lo dicono subito. Andrea chiama subito suo fratello, che è Pietro, e lo condusse da Gesù. In questo caso Pietro sembra proprio che, insomma, è lui quasi che ce lo porta. A parte che forse anche qualcuno di voi, credo che qualcuno è stato proprio un po' portato, cioè, senti, vieni con me, dici perché? Ma non lo so, però vieni con me, no? E poi uno ci si è trovato condotto, ecco, un po' come Pietro, se rientra sempre in quel discorso in cui, in questa legge finta, ipocrita del mondo, in cui, siccome ognuno deve essere se stesso, devo essere io a scegliere, capire bene tutto, quando ho capito bene tutto quanto, se no c'è troppa commistione. E invece questo viene proprio condotto, Pietro viene condotto da Andrea.
è lui che lo porta. Lasciamoci portare. Non vergogniamoci di farci portare. Io penso che un po' tutti quanti noi qualcuno ci ha portato, nel senso che qualcuno che ci ha aiutato a vincere anche un po' la paura, le resistenze, a vincere un po' la diffidenza, oppure quel modo di rimandare sempre, no? E anche qui c'è un altro incontro. Gesù che fissa lo sguardo su di lui e gli dà il nome. Tu sarai Cefa. Vede in lui quello che ancora non c'è. Questo credo che sia proprio il segreto dell'amore, per cui riesce a vedere in lui quello che c'è, sì, ma che ancora non c'è, che deve venire fuori, che soltanto l'amore fa venire fuori. Sì, Gesù non si inventa dei super uomini o dei uomini finti, sono quelli lì. Il Vangelo è tutto un incontro di uomini con il loro carattere, di Pietro lo sappiamo, ed è in quell'uomo che fa venire fuori quello che è nascosto. Non so, sempre per ripetere, riprende come quando Fabio raccontava di sé e di quegli incontri per cui ha scoperto qualche cosa che lui stesso faceva fatica a capire, per cui gli sembrava impossibile, oppure l'altra volta mi sembra diceva, no, faceva il discorso di dire noi pensiamo, ci abbiamo in testa delle risposte e invece il Signore ce lo spiega totalmente in un altro modo. E dice, ma che discorso è? Ma perché prendi? Lo sa lui, no? Ma poi in realtà ci aiuta a capire quello davvero che siamo in maniera del tutto imprevedibile rispetto a quelle risposte francamente spesso un po' banali che ci abbiamo qua dentro. Spesso prevedibili, ovvie, e il Signore non è prevedibile, non è ovvio, ci parla in un altro modo, ci fa trovare noi stessi del tutto in un altro modo, appunto ci cambia il nome. Pietro era sempre Pietro, e però trova in Pietro Cefa e gli dice guarda che tu sarai Cefa, sarai un altro. Infine, quasi finito, Filippo chiama Filippo e gli dice seguimi, basta. Filippo, era questo che volevo, trova Natanaele. Natanaele, beh, è un po' come siamo anche tutti quanti noi. Perché? Filippo va da Natanaele tutto contento, gioioso, entusiasta. Abbiamo trovato colui del quale hanno scritto Mosè nella legge e i profeti, Gesù, il figlio di Giuseppe, che viene da Nazareth. Lì ho fatto l'errore di dire da dove viene, da Nazareth. E Natanaele già di per sé di fronte a troppo entusiasmo, ma anche lui, ma che sta a dire? Sì, capirai. Lo smorza subito, lo smonta. E quante volte, come dire, l'entusiasmo a noi ci sembra, come dire, senti, intanto ti dico io subito perché vuol dire che hai perso la testa, vuol dire che ci stai a credere troppo, come se in fondo un po' per tristezza, un po' per diffidenza, qualche volta che finiamo per non credere davvero alla gioia. Per cui, insomma, senti, come risponde Natanaele? Subito, ma da Nazareth può venire qualcosa di buono? Cioè risponde con il giudizio di sempre. Risponde come appunto diceva Fabio giovedì scorso, ma io lo so già, da lì non può venire niente. Da Nazareth non può esserci niente di diverso o di buono. E in fondo Filippo risponde per certi versi come Gesù, non gli dà la risposta, non si mette a discutere con Natanaele diffidente, un po' chiuso, forse amareggiato, forse deluso, forse con uno di noi anche un po' prudente, che
che tanto senti, tanto ti metto a posto, poi vedo. Tanto ti smonto. Poi, forse, se tu mi convinci con tutta calma, eccetera, dopo che valuto tutto, allora prenderò in esame, no? Quante volte anche noi facciamo così, verso gli altri e anche verso il Signore. E Filippo in fondo gli risponde allo stesso modo di Gesù. Non gli dà una formula, vieni e vedi. E un po' perché Filippo stesso non lo sapeva, e però dice vieni e vedi. Io penso che ci sono delle cose che nessuno di noi può vivere in maniera virtuale. Non possiamo vivere in maniera virtuale e soltanto uscendo dai nostri giudizi, quella rete dei giudizi, quelle cose in cui già è chiaro tutto quanto, in cui già so che da Nazareth non può venire niente di buono, perché questo era il pregiudizio, cioè adesso non saprei in Emilia, ma nel Lazio sarebbe sgurgola. Cioè, se dice quello che è da sgurgola, è come dire, appunto, che cos'è sgurgola? Il posto proprio, non ci può venire niente. Non so, non saprei in Emilia se c'è, qual è il posto che uno, la cittadina, la città, il paese, che uno dice, vabbè, che sei lì? Non so, non vorrei offendere nessuno, c'è qualcuno, che sei di Calderara, faccio per dire, mazza, non vorrei che qua finisce a botte. Marco perde la sua notoria flemma, però che aveva un posto, ecco, per cui dice da Nazareth, ma può venire qualcosa di buono da Nazareth, proprio da Nazareth, dove non te l'aspetteresti, che ti scombina tutto, e poi da un punto concreto, da un punto quello vero, quello lì, non in astratto, non è virtuale. Non è dappertutto, da lì, da Nazareth. Ecco, Natanaele ci va. E visto che è della condizione, bisogna un po' mettersi in movimento. Io credo che questo cammino di questi mesi è questo nostro vieni e vedi. È perché l'amore non si vede da lontano. È curioso quanto il Vangelo, che può sembrare la cosa più lontana che c'è, ci aiuta ad essere concreti, ci aiuta ad essere uomini, ci aiuta a vedere, ad entrare nella vita così com'è. Natanaele, Gesù dice a Natanaele, ecco davvero un israelita in cui non c'è falsità, lo conosce, gli dice chi è. Capirai, Natanaele subito diffidente. Come mi conosci? Come dire, come vai a conoscermi? Chi ti ha detto qualche cosa? Non è soltanto chi è che ha fatto la spia, ma come fai a conoscermi tu che non mi conosci? Come fai a entrare nella mia vita tu che con cui non abbiamo mai fatto tutte quante le analisi, ti ho spiegato prima bene tutto, eccetera, eccetera. E questo in realtà penso che avviene anche. Non so quante volte sentendo le catechesi e uno si è sentito, parla proprio a me, sta dicendo proprio quello che pensavo io. Non so, riprendo sempre il discorso di giovedì, su quando il discorso della parte sporca, eccetera, eccetera. Io ho pensato, è proprio vero per me, sta parlando di me, sta parlando della mia vita, no? Io spero che questi incontri siano anche un po' così, che questa catechesi sia un po' così. Come mi conosci? Lasciamoci conoscere, il Signore ci conosce molto di più. E nel Vangelo siamo conosciuti non come, né come una lezione e nemmeno come, non so, un'interpretazione. Il Signore ci conosce perché ci vuole bene, perché non si scandalizza, perché non ci giudica. Conoscere che ci ama sostanzialmente, no? E lasciamoci conoscere da lui. Non scappiamo nel dire, non so, è come se Natanaele avesse detto, no, però io sono giusto, però mica sono proprio giusto, perché poi in fondo sono anche quello.
e ci mettiamo in quelle 500 cose per cui è vero tutto e il contrario di tutto. E invece lasciamoci dire, ma come mi conosci? Anche la sorpresa e credo anche la gioia, anche, no? Natanaele resta stupito di qualcuno che parla a lui e che gli spiega, che l'aiuta a capire chi è. Come mi conosci? Allora, Gesù poi gli risponde, ma guarda, io ti avevo già visto sotto un fico, no? Allora a quel punto poi Natanaele, da diffidente, chiuso, che parla slogan, per cui che parla con pregiudizio, per cui pensa di già aver chiaro tutto, per cui da Nazareth non può venire niente di buono, per cui da Calderara non può venire niente di buono, è un'iperbole questa che sto dicendo, per dire qualcosa che non è vero. Poi diventa così. Allora Natanaele dice, tu sei il re di Israele, cioè passa direi all'eccesso esattamente opposto, no? Per cui ho capito tutto. La risposta di nuovo di Gesù, con questo vi lascio, senti, ma se io ti ho detto che ti avevo visto sotto il fico, perché ti ho detto questo? Tu credi? Ma vedrai cose più grandi, vedrete il cielo aperto e gli angeli di Dio salire e scendere sopra il figlio dell'uomo. Come a dire, ma non ti accontentare perché ti ho detto una cosa, vedrai molto di più. Cioè noi non stiamo qui soltanto perché mi ha detto qualche cosa di vero sulla mia vita, ma per vedere il cielo aperto. Vedere il cielo aperto vuol dire vedere il futuro. Vedere il cielo aperto vuol dire che la terra e il cielo non sono più distanti. E vedere il cielo aperto e gli angeli che vanno su e giù vuol dire che impara a vedere con gli occhi del cuore, impara a vedere quello che prima era nascosto e quindi cambia tutto. E impara a vedere che l'amore di Dio, la presenza di Dio non è in un altro mondo, ma entra nella mia vita e cambia la mia vita. Ecco, io spero, ne sono certo, che questo cammino che inizia non è soltanto qualcuno che dice vieni con me, vieni dove abito, che mi apre lui la porta della sua casa, che ci fa entrare nell'intimità della sua vita, di un Signore che non sfugge, che non è impalpabile, che è vero, di cui ne capiamo la concretezza. Io spero tanto, e davvero ne sono certo, che questo cammino ci aiuta a sentire qualcuno che ci conosce per davvero e che non fa finta, che non ci giudica, ma non ci lascia nemmeno soli, che ci guarda negli occhi e che ci si fa guardare negli occhi, che possiamo non guardare da dietro, sempre in maniera un po' sfuggente, con tante immagini per cui pensiamo di vedere tutto, però poi alla fine non ci fermiamo su nessuno. E poi che possiamo vedere anche noi, non soltanto qualcuno che ci conosce, ma il cielo aperto. Cioè la vita, l'amore del Signore che entra nella nostra vita, che entra nel nostro mondo, nella vita così com'è. Per cui vedremo il cielo aperto e gli angeli che fanno su e giù. Credo che non è qualcosa di lontano. Io mi auguro tanto che sia il vostro itinerario di vedere che quello che sembra totalmente distante dalla nostra vita in realtà la cambia, la trasforma in maniera così concreta, e anche che noi possiamo essere un po' in questi incontri, vivere un po' questa esperienza degli angeli che fanno su e giù, cioè della parola di Dio che continua a mostrarsi, a farsi prossima alla nostra vita
quella anche di questo Natanaele, un po' scontroso, un po' diffidente, un po' banale, ma anche uno che il Signore conosce e che fa camminare con lui. Ecco, io il cammino che inizia, questi 10 comandamenti che iniziate a seguire, siano un po' venire e vedere, conoscere, farsi conoscere, guardare negli occhi, farsi guardare negli occhi, capire dove abita e guardare finalmente il cielo e gli angeli, la presenza del Signore si fa vicina alla nostra vita. Preghiamo con le parole che Lui ci ha insegnato e affidiamo anzi anche a Lui tutte le nostre tesi, i nostri sogni, la nostra ricerca, le nostre confusioni, la fatica a trovare delle risposte, la tentazione di trovare una risposta valida per tutto, la tentazione di restare fermi invece di seguire, la paura anche di andare da Lui, ma anche la gioia che in quelle 4 del pomeriggio qualcuno ci ha fatto entrare nella sua casa e abbiamo sentito un amore che non avevamo mai sentito, una presenza che ci ha preso sul serio. Chiediamo al Signore con le parole che Lui ci ha insegnato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Lasciaci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. O Signore, soltanto seguendoti ti conosciamo, tu che ami la nostra vita così com'è, che la cambi, che ci aiuti a essere diversi, che ci conosci, e allo stesso tempo ci fai essere quello che ancora non siamo. Accompagna noi tutti con la tua benedizione e la tua pace, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.